Sì. Domenico, Villaccio, sì. Parisi, Giorgi, Piscionetti. Allora, prima di ogni cosa è stato richiesto da parte di due enti la videoregistrazione e ripresa del Consiglio, che non hanno poi riferito, quindi dovremmo decidere sulla registrazione. Per la registrazione del Consiglio, voti favorevoli? Unanimità. Per la dichiarazione di voto, prendendo atto dell'autorizzazione preventiva, ormai chiedete voi presente, sia su chi deve, quando devono essere effettuate le riprese, sia non devono essere effettuate. Abbiamo preso una testata giornalistica che il sindaco l'ha preventivamente autorizzato dopo averla sentita. Quindi prendiamo atto che questo voto è un voto che lascia il tempo che trova, perché tanto la maggioranza dice che si registra e si registra, la maggioranza per attuare una cosa importante dice che non si registra e non si registra. Noi votiamo perfettamente. Ci sono delle dichiarazioni ulteriori? Prendiamo atto della preventiva comunicazione della testata giornalistica al gruppo di minoranza, siamo voi. Vorrei aggiungere che c'è la maggioranza alla responsabilità, la maggioranza si decide. Bene, andiamo, basta, ci siamo confrontati. Quindi il punto del giorno di oggi è il decreto del Ministro dell'Interno numero 11.2700 del 3 marzo 2023 in relazione all'articolo 257,2 del TUEL per i debiti esclusi dalla liquidazione e dell'individuazione dei responsabili. Presidente, io sono prima dell'inizio del punto, sì. Chiedo di fare una comunicazione al Consiglio ai sensi dell'articolo 54,1 e di porre una questione sospensiva ai sensi dell'articolo 57,1. Come ci sono detto l'altra volta, la comunicazione dovrebbe essere autorizzata. Sì, su cosa? Su cosa? Su questioni inerenti al funzionamento del Consiglio Comunale. Allora, facciamo l'ipotesi di sospensivo, così casomai se dobbiamo sospendere. No, io vorrei fare. Va bene, la faccio. Sono autorizzato. Sì, grazie. Allora, Presidente, riguardo la comunicazione del Consiglio per la data odierna, io ho i 5 minuti che mi sono stati concessi al Regolamento per rappresentare l'ennesimo Consiglio convocato per le 10, che non si è convocato per l'età, abbiamo solo da giocare. La gente si può prendere la voce, non sento così. Non riesco a capire, mi chiedo di rappresentare. Grazie. Allora, dicevo, sull'ennesimo ritardo, sempre, purtroppo sono anche dei giorni lavorativi impegnativi. Siamo stati convocati per l'ennesima volta lunedì mattina, per venerdì mattina alle 10, quindi giorno lavorativo, durante il quale oggi diversi di noi avevano degli impegni professionali, l'avvocato Parisi oggi è assente perché aveva un impegno improrogabile, io stamattina avevo un'attività molto importante allo studio e ho dovuto delegare, spero che si concluda nel modo corretto, altrimenti devo anche mettermi nelle condizioni di non poter adempiere alla mia professione, perché non c'è assolutamente nessuna attività preventiva rispetto agli importanti adempimenti a cui è chiamato il Consiglio Comunale. Le ricordo che la conferenza di capigruppo è una commissione consigliare permanente, come prevede l'articolo 10, che il Presidente del Consiglio ha la facoltà di convocare ogni volta che ci sono argomenti di particolare interesse, come quello di oggi, ma è vero che per quello di oggi avete ritenuto che si parte con la residenza anche autorizzando la registrazione del Consiglio Comunale. Quello di convocarci, abbiamo visto di tutto in questa legislatura, ci avete convocato la sera alle 10:30, ci avete sconvocati la mattina, ci convocati nel pomeriggio, ora ci convocate lunedì mattina per il venerdì mattina, per un adempimento importante, senza alcuna comunicazione preventiva, senza una rete necessaria, come non è capigruppo, su un argomento di particolare importanza, e noi siamo qui oggi responsabilmente a partecipare, perché avremmo potuto anche noi mandare una giustificazione e dire che per motivi di lavoro siamo assenti, lo potremmo fare ad ogni Consiglio Comunale, ma noi riteniamo che un consigliere comunale che si assume l'onere di rappresentare la cittadinanza debba essere presente a tutti i consigli comunali, non ogni volta che c'è un adempimento di natura professionale, ma dare la giustificazione e dire che è assente. Questo denota poco senso di responsabilità. E noi dovremmo, anche noi avremmo potuto farlo, anche oggi. Oggi è assente la collega, non ha potuto in nessun modo inviare l'attività che aveva questa mattina. Io purtroppo ho dovuto delegare un'altra persona, sono qui e mi create non troppi problemi. Anche il collega stamattina doveva andare a Reggio e ha lasciato l'attività che è qui presente. Il tutto perché? Per non alzare il telefono,
convocare la riunione dei capigruppo su un adempimento importante, concordare insieme con collaborazione, con spirito anche di condivisione rispetto a quelle che sono le problematiche e di confrontarci anche prima. Noi abbiamo fatto con la segretaria, l'ho fatto ieri, l'abbiamo fatto stamattina, su questioni di particolare interesse. Noi oggi siamo chiamati ad un adempimento e poi passo alla richiesta della questione sospensiva. È un argomento importante, un argomento di responsabilità sul quale noi oggi abbiamo il consiglio così: convocare il venerdì, il lunedì per il venerdì senza nessuna attività alternativa. Non si può più accettare il Presidente questa situazione. Lei non ha il diritto di metterci in queste condizioni. Abbiamo fatto una richiesta 3 giorni fa rispetto a un adempimento rispetto al quale sono già stati detti. Questo adempimento qui è stato notificato al Comune a settembre, avete avuto 2 mesi di tempo, come al solito, ci può fare dal giorno prima al giorno dopo. All'adempimento scaduto, dopo che avete 2 mesi di tempo, senza comunque la diffida, vi abbiamo chiesto un rinvio lunedì pomeriggio, non avrebbe comportato nessuna difficoltà dal punto di vista amministrativo, avremmo avuto la possibilità di essere presenti e di svolgere la nostra attività professionale come il nostro diritto farlo. Invece no, ieri sera alle 7 ci arriva la comunicazione che non è possibile rinviare il punto. Evidentemente ci sono questioni che non conosciamo. Quindi questo è il modus operandi che è stato oramai imposto in questo Consiglio Comunale. Noi non siamo messi nelle condizioni di poter svolgere serenamente il nostro lavoro, perché per poter discutere di questo argomento, dopo vedremo la condizione sospensiva, c'era bisogno di approfondire gli argomenti, di studiarsi, di guardarsi. Se dovete metterci certo nelle condizioni, poi avete avuto 2 mesi di tempo per fare questa attività, non ci convocano di 4 giorni. Senza preavviso, senza nulla, senza chiedere se il venerdì mattina, il giorno lavorativo alle 10, qualcuno di noi poteva avere un impegno professionale. Questo non è serio. Questo non è un atteggiamento collaborativo. Lo ribadiamo oggi e chiediamo che venga messa verbale, perché su questo chiederemo l'intervento anche degli organi superiori. Perché non è più possibile accettare una situazione del genere e mancanza di rispetto nei confronti dei consiglieri comunali. Noi abbiamo il diritto di poter partecipare all'attività con ciò che avete avuto 2 mesi di tempo e a noi ci date 4 giorni e ci convocate di mattina alle 10. Oltretutto, se vada la condizione. Sì, ma c'è un'interlocuzione su questa comunicazione? Penso che ci sono state 2 mesi di tempo, ma tante elementi che devono fare sia gli uffici che l'amministrazione. Quando è stato possibile, tranne qualche storia che è stato stigmatizzato oltre che dal dottor Stellari, anche all'epoca dal collega Iscionetti, per la modalità, ci siamo scusati, io personalmente mi sono scusato di questo. Poi penso che i termini per la convocazione del Consiglio Comunale comunque siano stati rispettati. Se si possono concordare i tempi, io penso che lungi dall'intenzione di questa maggioranza a trovare qualcuno da rispettare con il proprio mandato. Pure io ho lavoro 5 giorni, 6 giorni di tempo che non può spostarsi, può programmare, tranne che non ci siano cose indifferibili, come magari è successo per le sacrifici, per gli insegnanti che non ci sia. Noi abbiamo tutto l'interesse a piacere, diciamo, per confronto, perché si dica quando la maggioranza va ad arricchire anche la maggioranza va a dibattito, prendiamo spunto anche da quello che dice la maggioranza. Quindi, come diceva bene prima il dottore Stellaggi, noi siamo maggioranza. Quindi, quando siamo maggioranza aumenta, siamo coscienti, lo ripete sempre pure il sindaco, le nostre responsabilità. Quindi il confronto democratico anche con le minoranze, il supporto degli uffici e tutto. Quello che c'è, ma questo per noi è sicuramente un motivo di motivo della possibilità di amministrare. Non è che noi dobbiamo scientificamente andare a impedire a qualcuno di fare diciamo il proprio mestiere nella giusta maniera. Quindi non solo la motivazione, io sinceramente mi hanno detto che c'è il consiglio comunale così come io degli impegni e uno controlla la gente per come può sposta chi adatta le cose, ma non credo che ci sia per nessuno di noi nella maggioranza, né tantomeno del Presidente, che deve essere il garante di tutti e lo è sicuramente, di andare a questo. Anzi, invece, ho
quando manca un consigliere comunale che può esprimere in particolare della minoranza, può esprimere la propria opinione, portare il proprio contributo, a noi sicuramente non è che ci faccia piacere. Questo lo posso ribadire, perché spesso discutiamo e parliamo. E uno dei nostri obiettivi è proprio quello di lavorare insieme alla minoranza e mettere la minoranza nelle migliori condizioni per rispettare il proprio mandato. Grazie. Prego. Non interrompiamo, ha avuto il suo spazio, facciamo per la dottoressa Piccinelli che non ha parlato. Allora, mi ricordo che ti ha detto il consiglio sull'ACI, la convocazione artistica lascia un po', come dire, a desiderare, nel senso che per quanto mi riguarda sono in un periodo di scadenze scarpe di più e convocare un consiglio comunale in sessione straordinaria alle 10 di mattina, comunque io nel mezzo della mattinata riesce a sconvolgere la giornata. Quindi magari una telefonata per dire la spostiamo a tutto giorno, 5 pomeriggio, 6 pomeriggio sarebbe anche stata cosa gradevole. Per quanto riguarda questo fatto di non presidente Settivaco di tiri le orecchie, questo fatto di aver smesso di convocare la conferenza del capogruppo che aveva deciso di durare il giorno, penso che sia una specie di cosa di puntiglio fatto dalla maggioranza, perché ricordo che in sede di una di queste riunioni il consigliere Sacco, che è stato disse che è comunque una cosa che è prevista sicuramente dalla normativa, ma non abbiamo l'obbligo di contare. Visto e considerato quello che è successo nella zona, non mi disco, e poi se lo voglio dire, l'ultima volta nella convocazione del 16 giugno, se non sbaglio, giorno 16 di mese, scadenza anche in quel caso assurde, in pratica c'è stata, come dire, tolta la possibilità di fare, di decidere. Probabilmente, visto che ci siamo lamentati, siamo stati puniti. Grazie. Assolutamente, sulla soluzione non esiste, comunque possiamo andare con la Presidente, un attimo solo per noi, per il Presidente, perché il Presidente che è diverso. Grazie, non solo per chiarezza. Assolutamente, grazie per la presentazione. Sì, Presidente, io volevo solo precisare che la Commissione di Calabria ha notificato il decreto, la Commissione di Calabria è stato formulato appunto con il 13 settembre. Naturalmente eravamo 60 giorni, ma non c'eravamo solo noi, voi che lo sapete, voi che l'accesso al protocollo, quindi sapete che è arrivato questo decreto. In ogni caso noi oggi, per chiarire, giusto chiarire, non abbiamo avuto la possibilità di fare nulla. Noi prendiamo atto di una prescrizione che all'interno del decreto viene all'articolo 6, se non mi sbaglio, del decreto, all'articolo 6 viene imposta, quindi solo questo, non stiamo facendo nulla, non abbiamo avuto proprio la possibilità di una istruzione e di niente. E quindi non siamo non abbiamo avuto la possibilità noi a settembre, perfetto. Allora procediamo con la richiesta di sospensione. Certo, una richiesta di una questione sospensiva nel senso dell'articolo 57.2 che nasce proprio dalle motivazioni contrarie a quello che ha sostenuto l'assessore. Noi oggi avete avuto 2 mesi di tempo. Ora, e noi abbiamo fatto una ricerca, come ritengo avrà fatto anche il gruppo di lavoro che ha istruito questa pratica, e probabilmente siamo andati a finire nella, abbiamo visto, abbiamo notato, abbiamo letto la relazione che ha fatto la commissione e abbiamo letto anche la relazione dell'altro comune che era nella medesima situazione, e per tante questioni si sovrappone perfettamente, quindi ritengo che si sia la commissione abbia dato spunto da questa relazione. Ma in quella commissione, in quel comune, l'adempimento è stato fatto da chi ha l'esatto obbligo di adempiere a quella prescrizione che diceva il consigliere, cioè il consiglio comunale. In questi 2 mesi di tempo avreste potuto convocare il consiglio comunale, come ha fatto il comune di Paola, giusto per essere precisi, per capire quale del comune a cui facciamo riferimento, e anche nella relazione probabilmente è stato fatto riferimento a ciò che è avvenuto in quel comune. Ma in quel comune, nell'arco di quei 60
questa normativa, è stato convocato il Consiglio Comunale ed è stato il Consiglio Comunale a prendere atto della necessità di pulire le pratiche in modo corretto, perché l'adempimento di oggi presuppone che noi andiamo ad assumerci una responsabilità importante, perché ci sono anche, ci potrebbero essere anche potenzialmente delle conseguenze nei confronti dei soggetti che andiamo ad individuare. Quindi è una questione molto delicata. In quel comune, nei 60 giorni, cosa è stato fatto? È stato convocato il Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale ha dato mandato a un gruppo di lavoro con una precisa missione, quella di andare a distruire le pratiche e a portarle in modo che il consigliere comunale, in scienza e coscienza, con senso di responsabilità, possa andare a compiere un atto che è un atto molto importante e molto delicato, quello dell'individuazione del soggetto. Qui invece, come prassi oramai, perché dobbiamo dirle le cose, oramai è prassi. Chi ha dato l'indicazione al gruppo di lavoro? Il sindaco, lo diciamo nella relazione, che si è sostituito al Consiglio Comunale nell'adempimento non di sua competenza ed ha dato mandato al gruppo di lavoro, ha costituito un gruppo di lavoro dando mandato di svolgere un'attività che è diversa rispetto a quella che ha fatto la commissione di quel comune, ed ecco la condizione sospensiva. Vale. Noi ieri abbiamo avuto un lungo confronto con la segretaria, stamattina ne abbiamo avuto un altro. Tenendo conto di quelli che sono gli atti depositati al Consiglio Comunale, e se ci sono altri sarebbero in violazione all'articolo 43 perché andavano depositati prima, il gruppo di lavoro che si è costituito ha semplicemente, vi vorrei presentare la dottoressa, preso atto di quelle che per le 20 questioni, ma poi alcune c'è scritto che il responsabile della domanda individuale, quindi non bisognerà fare nemmeno nulla, per alcune di quelle posizioni è andata semplicemente a prendere la delibera della commissione del sesto in questa discussione debito e a fare un elenco. È stata fatta altra attività, dottoressa, per di nostro, giusto? Questa è l'attività che ha fatto il gruppo di lavoro, ha recuperato le delibere della commissione e ha fatto l'elenco che ci troviamo oggi allegato nella relazione. Poi ha espresso un sì, cioè, allora, rispetto a quello che ho detto, per forza c'è una la base della deputazione prodotta dalla commissione nell'esclusione del debito, giustamente è stata formulata una proposta ovvio, che si desume dalla documentazione agli atti. Allora, la documentazione degli atti, mi vorrei casare, è solo la delibera della commissione. Noi in quell'elenco abbiamo tutta una serie di posizioni che sono stroncate dalla commissione e sono oramai ritenute definitive, perché a quella delibera della commissione si è fatto sia il comune, come ha fatto ad esempio il comune di Paola, che ha fatto il corso Altare. Sì, sì, insomma, devo porre sempre il cuore, non ho fatto nessuno dei due, sono divenute ormai definitive, perché sono dei corsi sì, 60 giorni del ricorso notario e 120 giorni del ricorso straordinario senza giustificazione. Quindi tornano nella responsabilità dell'ente, anche perché il soggetto, pur non avendo fatto ricorso in quei termini, potrebbe accingibilmente per il soddisfacimento di quel potenziale credito. Noi oggi, per poter andare a compiere quello che è l'atto richiesto dal testo unico, dovremmo andare a individuare chi sono i responsabili. Ditemi voi oggi, tenendo conto della documentazione degli atti, come noi potremmo oggi responsabilmente adempiere a quell'obbligo quando noi per ognuna di quelle partite debitorie non conosciamo nulla, né l'arco temporale in cui si sono verificate, né l'evento dove c'è stato, cosa c'è stato e cosa è successo. Non abbiamo nulla, nessun elemento che ci metta nelle condizioni di assumere una decisione importante, che è quella di dire al creditore. Perché poi la funzione di questo adempimento di oggi è una tutela nei confronti del creditore. Noi dobbiamo dire oggi al creditore: guarda che per questo credito che è stato estromesso dalla commissione, il responsabile ad avviso del consiglio sulla base degli atti che non abbiamo è tizio. Quindi è un adempimento importante, un adempimento che richiede grande attenzione, che richiede una istruttoria della pratica che non è quella che è stata fatta in questo caso, perché io vi leggo quella che è stato l'incarico che è stato affidato da quel comune. Scusate, pertanto occorre una disamina delle singole posizioni non documentalmente accertate al fine di giungere all'individuazione dei soggetti ritenuti responsabili. Noi oggi, alla luce di quella che è la documentazione che è stata depositata agli atti del Consiglio, ma ripeto, se c'è altro in violazione dell'articolo 43, noi oggi non siamo nelle condizioni identiche. Quindi io, il nostro gruppo consigliare, sì,
dell'articolo 43 dell'articolo 57, comma 2, pone una questione sospensiva non avendo elementi chiari che consentano di poter adempiere a questo preciso ovvio. Grazie, consigliere Cineri. Sono delle utilizzazioni. Se è un obbligo, perché noi voglio dire, l'obbligo dopo dalla diciamo la persona che ha fatto un fuoco, in base pure alle diciamo disposizioni di legge di individuazione eventualmente dei responsabili di legge che sono stati diciamo riconosciuti da parte del loro, quindi comunque ci sono delle problematiche. Cioè dovevamo fare quello che ha fatto il comune di Paola, che è richiesto dalla legge, oppure abbiamo agito in maniera corretta per come abbiamo agito, nel senso che abbiamo individuato questi debiti, dove è stato possibile far individuare il responsabile, e poi questo che ci chiede, la rata che ci chiede la norma, e poi la razza è quella, appunto, come diceva anche il dottore Schillaci, dare la possibilità naturalmente il creditore, se non è responsabile personalmente, ma di uscire e garantire il diritto di rimanere, diciamo, sul dirigente dell'ufficio o quant'altro, comunque dare la possibilità al creditore di trovare questo. Ci può essere una documentazione che non è magari nella disponibilità di lei, però qualcuno viene fatto una voce, oppure un profondo guardo da si fa. No, 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 non voglio finire, però ti prego, c'è lo spazio per di lo spazio possibile. No, 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 scusi, sono frusco, però fammi finire e alla fine mi fa piacere interloquire e lo sai. Però il mio ragionamento, la razza qual è? Che quella, secondo me, tutela il creditore, perché come dici tu, mettendo non so quale articolo, ci sono documenti, io non penso che ci sia. Può succedere, perché non è che l'osso non ha preso, e ha individuato sicuramente delle situazioni creditorie da parte dell'ente, e ha trovato che ci sono praticamente o delle anomalie o qualcosa che non va a funzionare, se no sarebbe stato regolarmente pagato come ha fatto, perché la commissione deve proprio vedere la situazione attiva e passiva, se questi comunque sono stati diciamo sono stati accettati nella massa passiva, un motivo c'è, lo sappiamo qual è, alla fine ci possono essere varie motivazioni, alcune prettamente tecniche, altre ci possono essere altre problematiche. Io penso che la razza comunque questa norma è quella di andare a tutelare comunque il creditore, perché alla fine se non abbiamo documenti, però il creditore può avere altre. Qualcuno quando fa qualcosa può avere prove documentate o quant'altro, ce la può avere il creditore. Non ci trova ristoro per fare ricorso al capo dello Stato o fare ricorso al TAR, però si può agire in via civile per trovare, diciamo, il pagamento di quanto dovuto, se è legittimo quel pagamento. Io penso che questa istruttoria è un qualcosa in più e non rientra nemmeno tra le competenze, anzi gliela daremo dal mio punto di vista, dottore Stellaccio, perché lei dice ok, lei parla del Vangelo e porta il portatore sano di verità, troppo spesso mi sembra che io sto dicendo il mio parere e la mia opinione, abbiamo il segretario comunale, se prendiamoci un fa che questa amministrazione dai tanti ripeti una cosa la fa, si assume le proprie responsabilità e ci mette la faccia, a partire dal sindaco, che forse lo dovrebbe fare il sindaco dal suo punto di vista, abbiamo messo un pazzetto e ci va per gestisce tutto il consiglio. No, perché sia no, se può, sono io che ho detto, per cortesia abbassami i toni. Chiedo perdono per il posto. Ricordo al dottore Schillaci che lui dice tutto quello che è giusto dire per fare su una via. Io faccio il mio, non sono un cittadino. Rispondo a un dato concettivo. Lei è l'ennesima volta che accusa il signor sindaco. Abbiamo detto che non ci interrompiamo quando parliamo. Sono regole di buona educazione.
sistematicamente in quest'Aula si afferma che il sindaco va a prevaricare quelli che sono delle competenze e dei diritti del Consiglio Comunale. Io rispondo in qualità di capogruppo che il sindaco perderà nella legalità insieme al Presidente del Consiglio, ed è lui il Presidente del Consiglio, non un consigliere di minoranza o un valore. Ognuno diciamo la nostra e nessuno ha la verità sola. Siamo in democrazia, esprimiamo la nostra opinione, e come la esprimeremo, ho cercato di esprimere lì, a tutela pure della dignità del sindaco, che fa solo e esclusivamente il suo lavoro, e lo fa in modo egregio, ripeto, assumendosi tutte le responsabilità, giusto o sbagliato, dal suo punto di vista. Dal mio opera nel modo più giusto possibile, e nel rispetto della legalità. Mi scuso ancora per il ritorno. Grazie. Ci sono altri. Allora, prego. Riportiamo su quella che deve essere una corretta discussione. Capogruppo, io non posso accettare ogni volta questa sua difesa di ufficio. Io non ho fatto. Io non posso. Però se lo riportiamo sull'argomento, non parliamo della difesa d'ufficio. Io non ho parlato di Pumazzetti, non ho fatto allusione, non ho fatto accuse. Io ho semplicemente articolo 257, testo unico degli enti locali, comma 2, l'annettimento in capo al Consiglio Comunale, se il sindaco si sostituisce al Consiglio Comunale, scusate, dovete anche lei deve aspettare il suo... Ma sto intervenendo, allora, capogruppo. Passiamo tranquilli, c'è lo spazio per tutti, è un punto all'ordine del giorno, ce lo possiamo fare tranquillamente. L'assessore, dopo l'intervento del consigliere Spinelli, può rispondere, dopodiché, attenzione, la poniamo ai voti perché già abbiamo discusso sul punto 18 minuti. Per cortesia, non si preoccupi che interviene lei. Finisco semplicemente dicendo da capogruppo consigliere, da consigliere comunale, da cittadino, posso ho il diritto, senza che sia lesa maestà nei confronti del sindaco e senza che causi questo intervento scomposto del capogruppo di maggioranza, dire che l'articolo 257 del testo unico attribuisce comma 2 questa competenza al Consiglio Comunale e che il sindaco si è sostituito al Consiglio Comunale, posso dirlo? O è reale? Sì, qualcuno può dire senza che non è così. Precisato questo, vi ripeto, punto, prendiamo, basta prendere... Ma non ci deve ripetere, non c'è l'intervento. Per favore silenzio, per favore, sì, però allora sì, ma ci siamo, l'abbiamo capito. Punto numero uno, ci sono due posizioni, ci sono due posizioni che sono contrastanti, sono state chiarite entrambe. Sto spiegando il motivo della condizione sospensiva, per cortesia. Ma scusate, cortesia. Allora, io ho fatto dei rilievi rispetto ai quali sono state date le risposte che rispetto ai rilievi non danno nessuna risposta in più. Va benissimo. Allora, ho il diritto di dirvi rispetto al punto numero uno, per il quale anche con il lavoro del gruppo che è stato identificato dal sindaco non abbiamo elementi in ordine all'arco temporale. Il concetto come fa il consigliere comunale? Il concetto è chiaro, ci sono due posizioni contrastanti. Vediamo se c'è l'assessore che può dare qualche elemento in più alla discussione, altrimenti abbiamo già deputato. Io volevo soltanto chiarire che l'adempimento, ripeto, è l'oggetto successivo all'ordine del punto dove trattavamo il punto, finanziato qui a dover fare un processo a chi è responsabile dell'esclusione del tempo. Allora, io, giustamente, perché lavoro così anche all'interno dell'ente, ho preso le delibere della commissione straordinaria, non avendo in mano i fascicoli, perché non vado a individuare il diretto responsabile. E che cosa leggo? Delibere che sono pubbliche. Che cosa leggo? Dopo l'istruttoria che fa la commissione, non la facciamo noi, dopo l'istruttoria leggo, no? Sto leggendo, non vado a caso. Con noti responsabili dell'unità finanziaria ha comunicato che il creditore è stato pagato, quindi è stato escluso. E con nota ha comunicato che il creditore è stato pagato, quindi è stato escluso. Quindi nella relazione che
le delibere e hanno individuato i responsabili soltanto dalle delibere. Non stiamo facendo il processo ai singoli responsabili che allora sto dicendo per caso, amministravo, erano responsabili potenti, quindi gentilmente, se non lo vuole fare lei lo faccio un altro. E credo che siano due posizioni diverse. C'è altro intervento sul punto, così votiamo sulla causa. Sì, Presidente, sì, no, volevo soltanto. Sulla questione pregiudiziale. Sì, Presidente, volevo soltanto specificare una cosa che hanno detto sia il capogruppo sia l'assessore, però precisare meglio. L'articolo 257.2 dal secondo comma parla che il Consiglio Comunale individua con una propria delibera i responsabili. E noi siamo qua come Consiglio Comunale a fare proprio questo. Non c'è nessuno che si è preso un ruolo che non ha, perché non è stato il sindaco a individuare la commissione, il sindaco ha incaricato e se non atto di gestione, e lei lo sa bene, ha fatto pure l'assessore, il consigliere comunale, sa benissimo che c'è una grande differenza tra l'atto di indirizzo politico, amministrativo e di controllo anche della maggioranza di promozione, quello di verifica della minoranza che state esercitando alla grande, tanto che siamo arrivati in mezz'ora di ritardo in consiglio comunale, perché il primo confronto, giusto per far chiarire ai cittadini, con la segretaria comunale appena arrivata l'avete avuto voi, la minoranza, e noi educatamente abbiamo aspettato che voi finivate di avere tutti i chiarimenti e quindi poi ho dovuto chiamare io la segretaria per avere i chiarimenti sulla delibera di oggi, perché non è che ci vediamo tutti i giorni. Altra prerogativa che avete avuto, come è giusto che sia, perché qua non c'è nessuno, come ha detto il professor Esacco, che nasconde niente o fa le cose facendo i dispetti all'altro. La segretaria comunale, io ho incaricato la segretaria comunale perché è un atto di gestione, la segretaria comunale ha individuato il gruppo di lavoro, il sindaco ha dato solo, ha detto dottoressa dobbiamo portare questa delibera in consiglio comunale che va istruita. L'istruzione la può fare chi poi deve deliberare di fatto, ma chi deve deliberare deve solo leggere, rendersi conto, come avete avuto modo, perché l'assessore ha letto, ci sono le note, uno basta richiamare le note, avete gli uffici sempre a disposizione, viene in questi 4 giorni, si prende le note, vede che cosa c'è scritto, e quindi mi sa che non è stato voluto fare questo lavoro. E quindi ci sono tutti gli elementi, senza che nessuno si è preso un diritto e gli sia dato un diritto che non ha, perché so bene la legge, a andare avanti, a votare serenamente, senza calcio alle streghe, e votare serenamente per che cosa? Per una prescrizione che viene dal Ministero dell'Interno con un decreto dove dice una norma, e stiamo facendo quasi tutto quello che ha fatto. Io non me ne voglio il sindaco Di Paola, a cui mi lega una profonda amicizia, non è manco vero che può essere il Vangelo quello che ha fatto il Comune di Paola, ma anche voler. E allora se l'abbiamo copiato abbiamo fatto bene, perché anche là, perché se no, voglio dire, o delle due una è, o abbiamo sbagliato perché Paola ha fatto un altro modo, o abbiamo fatto giusto. Quindi Presidente, la posizione della maggioranza è chiara, noi per noi bisogna andare a discutere dell'ordine del giorno. Grazie. Quindi sulla questione pregiudiziale sospensiva proposta dal gruppo Siamo un Povalino per il rinvio del punto della trattazione del punto dell'ordine del giorno, rinvio per un maggiore approfondimento, considerato che la documentazione agli atti del Consiglio non consente di poter adempiere a quello che oggi ci abbiamo rinvio. Va benissimo, comunque motivato l'invio del gruppo Siamo un Povalino, voti favorevoli? 2. Contrari? 8. Astenuto. Bene. Pertanto procediamo con la discussione sul punto all'ordine del giorno. L'assessore Massaro, prego. Signor Presidente, signor Consigliere, mi accingo a leggere la relazione che è poi alla fine della lettura che si è fatta propria, chiamata gli uffici di attività. Con decreto Ministero dell'Interno proprio numero 011-2707 del 3/8/2023 è stato approvato il piano di estinzione delle passate
attività pregresse, predisposto dalla commissione straordinaria di liquidazione che ha gestito il dissesto del comune di Povarino. Il suddetto decreto è stato acquisito agli atti del comune di Povarino in data 13/9/2023 al numero 13.962 di porto, dopo che a mezzo PEC la prefettura di Reggio Calabria lo ha trasmesso con nota proprio numero 93.037 del 23/8/2023. Il decreto di colmetto notificato al sito che è la commissione straordinaria di liquidazione in data 14/9/2023 reca nell'allegato elenco su GP i debiti esclusi dalla liquidazione. Il Consiglio Comunale di Povarino è tenuto ad individuare i soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione secondo quanto prevede l'articolo 257,2 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Il segretario generale, su incarico del sindaco, ha creato un apposito gruppo di lavoro composto dalla stessa e dell'architetto Giuseppe Ciavallo, responsabile dell'unità operativa amministrativa interna e dell'unità operativa di effettuare aggiornamenti istruttori tesi ad individuazione dei suddetti soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione. L'individuazione dei soggetti ritenuti responsabili dei debiti esclusi dalla liquidazione, obbligo sancito dall'articolo 257,2 del CUE, può ritenersi norma di chiusura della procedura di dissesto. Preliminarmente è fondamentale chiarire che la disciplina del dissesto finanziario degli enti locali, così come delineata dal legislatore nel corso degli anni, sottolinea una netta separazione di compiti e di competenze tra la gestione passata, gestione di dissesto, appunto, e gestione corrente successiva al dissesto. La dichiarazione di dissesto produce l'effetto di separare la gestione ordinaria, dopo il 12/2017, nel caso del Comune di Povarino, che è di competenza degli organi dell'EFE e di special modo del Consiglio Comunale, che ha il compito di riequilibrare il bilancio con manovre correttive dalla gestione straordinaria dell'organo di liberazione a cui spetta la tacitazione delle pretese debitorie e la risoluzione delle pendenze pregresse. ROSL ha il compito di effettuare una ricognizione della massa debitoria pregressa, predisporre un piano di rilevazione dello stesso e a seguire un piano di estinzione dei debiti rilevanti. In merito ai debiti fuori bilancio di competenze della gestione di dissesto, cioè relative ad atti e fatti di gestione posti in essere fino al 31 dicembre dell'anno precedente a quello della dichiarazione di dissesto, per cui il Povarino precedente si ricordò il 2017, ROSL ha l'onere di accertare per i debiti fuori bilancio di competenze del dissesto, ma non riconosciuti dal Consiglio, a valere della collaborazione dei responsabili competenti che renderanno apposta la prestazione che sussistono tutte le condizioni richieste all'ordinamento finanziario e contabile, articolo 254,4, e cioè che la prestazione sia stata resa per gli enti nell'ambito delle funzioni e dei servizi di competenza dell'ente, che il debito non sia stato pagato anche solo parzialmente, che non sia intervenuta la prescrizione. La mancata attestazione dei responsabili corrisponde all'attestazione negativa con la conseguenza che il debito non può essere inserito nella massa passiva. Ciò non esclude una responsabilità amministrativa, contabile e addirittura penale per i danni arrecati al creditore, ovvero all'ente da accertare nelle sedi competenti. Nell'allegato B al piano di esclusione dei debiti approvato dal Ministero dell'Interno e denominato elenco dei debiti esclusi dalla liquidazione, sono inseriti i debiti esclusi dalla massa passiva del dissesto con indicazione delle ragioni dell'esclusione. Con l'espressione debiti esclusi dalla liquidazione, il legislatore ha inteso riferirsi solo a quei debiti fuori bilancio afferenti alla gestione temporale del dissesto, ma esclusi dal piano di esclusione dalla liquidazione in quanto privi dei requisiti di utilità e arricchimento che l'ordinamento richiede perché un debito fuori bilancio possa essere riconosciuto dall'organo a ciò deputato il Consiglio Comunale e coperto finanziariamente. Secondo la Corte dei Conti, parere numero 239-230, sezione regionale di controllo per la Campania, la disposizione di 2.2 dell'articolo 257 debiti non ammessi di creazione del CUE, il decreto legislativo
decreto 267/2000 riguarda la valutazione dei debiti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Si tratta di una norma di chiusura della procedura, pertanto dal punto di vista temporale sono debiti verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. Dal punto di vista sostanziale sono debiti non ricomprendibili nella massa passiva liquidabile per assenza dei requisiti previsti dall'articolo 254,3 del CUE. Conseguentemente sono debiti che ricadono sugli amministratori e o sui dipendenti comunali che li hanno generati. Per tale motivo è richiesta la comunicazione a questi ultimi per comprensibili ragioni di difesa e ai genitori, i quali devono avere contezza dei soggetti a cui possono rivolgersi per la soddisfazione delle proprie pretese. Tale è il significato della norma, più volte chiarito dalla giurisprudenza. Il senso dell'articolo 257,2, individuazione dei soggetti ritenuti responsabili della formazione del debito, allora deve essere condotto nell'articolo 291,4 del CUE, che espressamente stabilisce che nel caso in cui vi è stata l'acquisizione di beni e servizi in violazione dell'obbligo indicato nei commi 1, 2 e 3, il rapporto obbligatorio intercorre ai fini della controprestazione per la parte riconoscibile ai sensi dell'articolo 194,1 lettera A, tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionari dipendenti che hanno consentito la fornitura. Quando appena chiarito, che è sentito alla sottoscritta congiuntamente del detto di Santa Barbara, ho disseminato le posizioni di Vittorio pari al numero 20 di cui era legato B, concludendo che l'individuazione del soggetto di tutto responsabile può venire solo per i debiti fornitori, cioè precedente al 1/2017, anno precedente ipotesi di bilancio statutario equilibrato, che l'OSA ha escluso in quanto non riconoscibili per i primi dei requisiti di cui alla fattispecie contemplate dall'articolo 194,1 del decreto legislativo 267/2000. In altre ipotesi di esclusione, l'individuazione di un soggetto ritenuto responsabile è stata impossibile perché la documentazione riferita dall'OSA, unico soggetto competente alla gestione e quindi all'istruttore di tali posizioni del territorio, è risultata carente ove perché trattasi di fattispecie dove il debito può ritenersi inesistente per varie motivazioni. Pagamenti per effettuato, parenti di legittimazione di clienti, eccetera. Tutto ciò premesso ed esposto e sulla base delle ferite istruttorie è stato redatto dall'allegato prospetto riepilogativo che mi accingo a leggere. Allora, posizione numero uno di J, noleggio, devo dire tutto l'esterno, leggo tutto. Sì. Debito euro 5.445, mancanza di attrezzature per spettacolo, legge per attrezzature per spettacolo, mancanza di documentazione attestante che la prestazione sia stata effettivamente resa, delibera oggi di esclusione numero 27 del 25/9/2019, debito irriconoscibile, responsabile individuale, funzionari responsabili di procedimenti, amministrazione, amministratori potenti che hanno condizionato la fornitura. Articolo 191,4 del decreto legislativo 267/2000. Creditore Alvarese Giovanni, incarico professionale euro 2005, pagamento effettuato a favore del creditore con mandati numero 309/310 del 6/3/2019, delibera ordine di esclusione numero 13 del 22/3/2023. Debito estinto in quanto pagato per la gestione ordinaria. Responsabile potente dell'unità operativa manutentiva, lavori pubblici manutentivi. CP Serramenti SRL, manutenzione cancello scuola media, euro 1342, debito già pagato con mandati numero 1153 e 1154 del 6/11/2015. Delibera ordine di esclusione numero 17/22/3/2023. Debito inesistente in quanto già pagato come il 31/12/2017, responsabili nessuno. Tedesco Fabio Pertocchi Sempre SSS di Tedesco, convenzione, cure e mantenimento cari vantaggi, era l'oggetto della spesa, euro 11.803,53, mancanza di convenzione e mancanza di servizio reso come la sentenza numero 1768/2018 del GIP di Lopri,
delibera OSL di esclusione numero 19 del 26/6/2020. Debito inesistente, responsabili nessuno. Posizione numero 5, dopo di sempre il tedesco Leonis e Company, convenzione come mantenimento carica da oggetto, euro 49.586.35, mancanza di convenzione e di documentazione costante servizio reso, delibera OSL di esclusione numero 20 del 26/6/2019. Debito non riconoscibile, responsabili, funzionari, responsabili di procedimento, amministratori protetti che hanno commissionato la fornitura. Articolo 191, comma 4, decreto legislativo 267 del 2000. Punto numero 6. Creditore numero 6, Muscari Arconi, pagamenti interi maturati, maturate, anno 2015 e 2017. Importo non quantificato come debito, pene non monetizzabili. Delibera OSL di esclusione numero 18 del 22/3/2023 e numero 30 del 9/10/2019, debito inesistente per responsabile nessuno. Muscari Arconi, altra posizione, pagamenti TFR, euro 15.164, mancanza di documentazione relativa alla liquidazione e cancellazione dell'azienda speciale multiservice della quale il creditore era dipendente. Delibera OSL di esclusione numero 19 del 22/3/2023. Debito non riconoscibile e responsabile commissario liquidatore azienda speciale multiservice. Posizione numero 8. Parisi Teresa, pagamento spese legali, quale avvocato distrattato, sentenza, giudice di pace di impianto numero 1631-2016, euro 281,92. Pagamento già effettuato in data 3/10/2017 con mandato numero 1027. Delibera OSL di esclusione numero 4 del 10/4/2019 del 22/3/2023. Debito inesistente in quanto già pagato prima del 31/12/2017, responsabile nessuno. Posizione numero 3, 9, Siciliano Domenico, causa pendente presso il TTP di Piatto, di euro 4.855,85. Debito non certo titolo esigibile in quanto scaturente da procedimento giudiziario ancora non concluso. Delibera OSL di esclusione numero 5 del 10/4/2019. Debito inesistente, la motivazione. Il creditore, dopo la conclusione del procedimento, l'avvenuta emissione di sentenza numero 533/21 da parte del giudice Alito, ha attivato la procedura esecutiva per la riscossione del suo credito, conclusisi con pignoramento e assegnazione somme da parte del tesoriere, responsabili nessuno. TRD Service di Oliva Gaetano Carnero. Lavori eseguiti per conto del comune di Covalino di 62.342,83. Motivazione mancanza di documentazione attestante che la prestazione sia stata effettivamente resa, delibera OSL di esclusione numero 8 dell'8/5/2019. Debito non riconoscibile. Responsabili, funzionari, responsabili di procedimento, amministratori pro tempore che hanno commissionato i lavori. Articolo 191,4 del decreto legislativo 267/2000. Posizione numero 11. Bello Francesco, Trimboli Francesco. Causa pendente presso il TTP di Bianco. Di euro 604,61. Debito non certo, libero esigibile in quanto scaturente da procedimento giudiziario ancora non concluso. Delibera OSL di esclusione numero 11 dell'8/5/2019. Debito inesistente. Il creditore dopo la conclusione del procedimento e l'avvenuta emissione di sentenza numero 91/2018 da parte del giudice Alito ha attivato la procedura esecutiva per la riscossione del suo credito, conclusesi con pignoramento e assegnazione somme da parte del tesoriere. Responsabili nessuno. Associazione Comunità Papa Giovanni, pagamento rete per accoglienza residenziale ai minori, euro 26.800. Pagamento con il non di competenza del comune, trattandosi di abbonamento presso struttura specialistica e non etero familiare. Delibera OSL di esclusione numero 12, 5,
2019. Debito inesistente, responsabili nessuno. Florio Domenico, sentenza di CP di Piano numero 1197-2016. Pasto, solo per la parte, 6.400,54. Istanza di ammissione alla massa passiva presentata da un soggetto non legittimato in quanto essendo il territorio di Giulia nell'anno 2014 l'istanza doveva essere presentata dagli eredi dentro la ordine di esclusione numero 2 del 22-2019. Debito inesistente, responsabile nessuno. La Bade Maria, sarcimento danni a persone e cose, di euro 15.000, mancanza di atto di citazione di giudizio, delibera ordine di esclusione numero 13 dell'8-5-2019. Debito inesistente, responsabile nessuno. Pugliese Antonio, fornitura materiale per 1.000 scuole comunali, di euro 15 Pugliese Antonio? Sì. 1928,80. Mancanza di documentazione attestante che la prestazione sia stata effettivamente resa delibera ordine di esclusione numero 9 dell'8-5-2019. Debito non riconoscibile, responsabili, funzionari responsabili di procedimenti, amministratori potenti che hanno commissionato la fornitura. Articolo 191,4 del decreto legislativo numero 266 del 2000. Monte Lorenzo, operazione cambio installature, euro 145,20. Debito parenti di certezza e credibilità di sicurezza e libera ordine di esclusione numero 10 del 8-5-2019. Debito non riconoscibile, responsabili, funzionari responsabili di procedimento, amministratori potenti che hanno commissionato la fornitura. Articolo 191,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000. Urso Gaetano, sentenza di Tribunale di Roma numero 2684-2012, per la parte 112,68. Istanza di ammissione alla massa passiva presentata da un soggetto non legittimato, in quanto essendo il territorio ricevuto nell'anno 2013, l'istanza deve essere presentata dagli eredi, delibera oltre di esclusione numero 92 del 19-10-2022. Debito inesistente, responsabile nessuno. Celon Antonio, sentenza commissione tributaria di Reggio Calabria numero 573-2015, di euro 500. Istanza di emissione alla massa passiva presentata un soggetto non legittimato, in quanto essendo il titolo ricevuto nel gennaio 2017, l'istanza deve essere presentata agli eredi. Delibera ordine di esclusione numero 93 del 19-10-2022. Debito esistente, risultato di Mangalini Giuseppe, sentenza di PDPA 800 euro, carenza di legittimazione a presentare l'istanza, delibera ordine di esclusione numero 70 del 13-7-2022. Debito inesistente, responsabile nessuno. Marra Concetta, sentenza di PDPA per la parte, euro 568,51, credito non ammesso per la richiedente Marra Concetta, in quanto sentenza prodotta dalla richiedente individua come creditore Marra Caterina, delibera ordine di esclusione numero 29-9-10-2019. Debito inesistente, responsabile nessuno. Quindi chiedo al Consiglio di prendere atto di fare propria relazione e di mandare in tutti gli atti per stabilizzare la primiera possibilità. Voglio soltanto aggiungere, ringrazio la segretaria, ringrazio l'architetto Marco, ma ringrazio anche la Commissione, perché la Commissione, anche se ringraziamo per il fatto che ci sono pochi degli esclusi e quindi la Commissione è riuscita a infilare e avere le transazioni con chi è che l'ha accettato, quindi sono soltanto messi in posizione. Poi ha fatto un lavoro certosino perché è andata a vedere se c'erano già dei problemi in Parlamento, non penso che l'abbia fatto solo per questi esclusi, l'ha fatto per tutti, a verificare la relazione, a chiedere di volte in volte le comunicazioni da quello che ho potuto vedere durante la parte del dissesto, che la Commissione ha lavorato per chiudere il dissesto, e in più a verificare
territorio, che ho visto anche che la segretaria ha diciamo, suggerito il modo per cui, per il quale si può essere pagato, perché molte volte cioè, si presentava domanda a nome del detenuto, quindi non penso che abbiamo fatto nulla di così sconcertante o di così polemico, ma soltanto abbiamo preso atto di debiti esclusi, che alcuni di questi possono essere anche pagati, e quindi tranquillizziamo il territorio. Grazie. Bene, per la mia razza. No, dovremmo capire come si procede, quindi se l'adempimento del Consiglio Comunale si sostanzia con una capita una presa d'atto. Demandare agli uffici per gli enti conseguenziali. Per gli enti conseguenziali sì, rispetto all'adempimento, questo unico, l'articolo 157,2. Sì, no, si fa proprio, l'assessore par propria. Sì, ma è una identificazione indefinita. Prendiamo il punto con il chi è individuato come responsabile? Il funzionario responsabile dell'adducimento, siamo chiamati ad un adempimento preciso, non ad una presa d'atto. Noi siamo chiamati, il Consiglio Comunale è chiamato ad effettuare un adempimento. Ed ecco che qui torna in ballo la questione sospensiva che avete bocciato. Come fa il consigliere comunale ad adempiere ad un preciso obbligo stabilito dall'articolo 257, comma 2 del comune, per il primo debito, prendiamo quello come esempio, in cui conosciamo solamente il debitore e l'immobile. Dopodiché non sappiamo niente altro. Addirittura la commissione, se prendete la relazione, ci dice che c'è l'attestazione negativa da parte dell'ente, quindi probabilmente questa prestazione potrebbe non essere ancora stata effettuata. Chi dovrebbe individuare? Mi spiegate, qualcuno mi spiega il criterio logico attraverso il quale un consigliere comunale per una prestazione che da quello che ci dice la commissione potenzialmente potrebbe anche non essere stata effettuata, perché nella relazione c'è scritto che c'è l'attestazione negativa del comune, quindi vuol dire che il responsabile del servizio ha detto e quell'attività non è stata svolta, noi qui abbiamo nella colonna individuale come responsabile il funzionario, il responsabile amministratore, il tempo, eccetera, c'è di cosa? Di una cosa che la commissione ci dice che non è stata fatta? E quale è stata fatta? Con quale criterio oggi possiamo andare ad individuarlo se non conosciamo? Nell'arco temporale di questa prestazione, ecco l'attività istruttoria che era necessario fare per mettere il consigliere comunale nelle condizioni di votare consapevolmente. Non sappiamo quando è stata fatta l'arco temporale, chi l'ha commissionata. Questa attività, non legge per service, potrebbe essere stata fatta in una festa patronale, potrebbe essere stata fatta durante la festività natalizia, la potrebbe avere commissionata un comitato delle feste, il bar, chiunque. Noi oggi, sulla base di quali elementi riteniamo, il consigliere comunale, quali elementi ha per poter adempiere all'articolo 257,2? Me lo spiegate? Ragioniamo insieme e procediamo come è giusto procedere. Se mi dite sulla base di questo elemento non si può fare niente. Va bene, un attimo non so c'è la cuscinetta. No, ok, perfetto. Prego. Io penso che è chiarissimo, molto tempo e storia, perché è una relazione che è spiegata. Quando non dice nessuno vuol dire che già o ha avuto ristoro già il creditore, oppure comunque è già la relazione che c'è. Penso che questa relazione fatta dal segretario comunale devono essere comunque delle relazioni assenti nella tutela da parte di tutti. Quindi quando noi andiamo a dire che viene individuato il responsabile del procedimento, viene individuato il responsabile dell'ufficio, viene individuato l'amministratore, già ci sono i documenti, c'è un primo, c'è un forato, quando se l'hanno stabilito a Natale, se l'hanno fatto di nuovo, se l'hanno fatto durante le festività estive, è una cosa sinceramente che non mi interessa. Ripeto, lo spirito della norma, secondo me, del legislatore, è quello di dare possibilità al legislatore di fare azione di regresso. Azione di regresso, ricordo a me stesso, che vuol dire se non si può, se l'ente non dà ristoro, si può andare a chiedere via civile
all'amministratore o al funzionario, che rispondono di solito. Certamente non risponde il parroco, certamente non risponde uno a capo dell'associazione, perché se lo ha fatto anche il parroco, il creditore va a chiedere conto al parroco. Noi in questo momento dobbiamo andare a vedere e individuare i soggetti che avevano lo status per andare a conferire l'incarico, se si sono dimenticati, se sono stati distratti, che non hanno prodotto la giusta documentazione, come ho fatto prima il discorso del sindaco, per noi ambasciatore e consigliere comunale, siamo qua, sappiamo che dobbiamo rispondere del nostro operato. La nostra è solo una presa d'atto. Io non penso che dobbiamo fare un'attività investigativa, io non mi sento un investigatore. Io, nello spirito e nel rispetto delle norme, il sindaco agendo con i poteri di gestione e coordinamento della legge che conferisce, andiamo nella massima responsabilità di assunzione di responsabilità ad approvare questo. E deve votare perché l'abbiamo ripetuto. Ripetita Human, diceva Martino, però io ci metto a fare i consigli comunali. Dicono che rispondiamo alle domande, dopo che rispondiamo in maniera precisa e puntuale, e ci ripetono le cose 500 volte, mi sembra quasi non avere la capacità di intendere di volere. Grazie. Prego. Allora, altri interventi? Sì, una detto. Sì, prego. Io veramente, credete, non so più cosa dire. Credo, non è importante. Non è importante. Per cortesia. Lei ha detto una cosa, c'è l'arco temporale, che vuol dire l'arco temporale? Mi dica l'arco temporale di questo. Potremmo votare, no, ma lei il presidente, il capogruppo dice c'è un arco temporale, io non leggo nessuna cosa. Dopodiché possiamo con il supporto della segretaria, vi chiedo scusa presidente, possiamo fare l'attenzione del consiglio? Certo. E con il supporto della segretaria possiamo andare ad identificare quello che è l'adempimento a cui siamo chiamati oggi, un'azione che comprende il passaggio di tutela nei confronti del creditore che già è stato messo al corrente dell'esclusione del debito dalla commissione. In questo caso il consiglio deve prendere atto di quell'esclusione e dire a quel creditore guarda che per questo potenziale debito il responsabile a cui deve rivolgere, visto che è stato escluso, è Tizio. Noi questo oggi non lo stiamo facendo, non so più in quale lingua dirvelo, perché non abbiamo alcun riferimento per dire che è stato Tizio. Per questa, vi ripeto, mi dica qualcuno l'arco temporale agli atti del Consiglio, voi se lo sapete per il fatto vostro non interessa, violazione dell'articolo 43, agli atti del Consiglio qualcuno mi può rispondere e dire, punto numero uno, a quale arco temporale riferito, perché se io, consigliere comunale, devo identificare un responsabile, devo sapere quantomeno quando è stato effettuato questa prestazione e in che occasione, come faccio a fare. Io andrei con la presa d'atto ad attribuire in modo indefinito a soggetti diversi che non vengono identificati e quindi l'adempimento non viene fatto di un qualche cosa che dalle risultanze della commissione probabilmente non è stato neanche effettuato. È chiarissimo, il paziente non è un ma non è che perché è chiaro, vuol dire che deve essere accettata dagli altri. È chiaro che se per cortesia. Allora, è stato presidente, solo una domanda. Mi potrebbe qualcuno dire l'arco temporale relativo al punto? Sicuramente lo sa il creditore, andiamo avanti. Sicuramente lo conosce il creditore. Il creditore nel momento di bisogno di insinuarsi da alla commissione gli estremi del debito registrato, che sono l'anno, la prestazione, il luogo, tutto quello, tutto quello che puoi pensare, tutti i dati che sono necessari. A quel punto l'OSA la valuta nella delibera dalle motivazioni per cui è stato escluso. E qual è la motivazione? A seconda delle ogni sono 20. La collega è stata già letta. Allora, per cortesia, non vi agitate. Rispondete ognuno al proprio spazio. Poi, spero. La squadra di lavoro, visto che c'era l'attivazione, e quindi... Io non capisco quale sia l'interesse di capire il motivo, e mi spiego meglio. È individuato il funzionario, che in un determinato periodo era una persona, secondo il periodo, il responsabile del procedimento, che per esempio è individuato per gli altri, e l'ho messo poi a tempore che prima di periodo ovviamente cambiano, ora se non ci sono fatti. Cosa interessa? A noi qual è il nostro interesse è capire chi sia la persona? Questo non riesco a comprendere. A noi interessa il fatto che
secondo l'istruttore che è stata fatta dalla vostra, il debito non può essere ammesso alla massa passiva, non può essere da noi riconosciuto e pagato, punto. Poi idea su qui il creditore si deve rimanere, poi sarà nel momento in cui andrà, se vorrà, a rimanersi in questo, per richiedere questo credito, vedrà l'atto di imparare e individuare le persone. Ma potrebbe essere a noi l'interesse di chiedere il funzionario in un momento, chiedere il funzionario del genere e l'amministratore. Quello può cambiare la nostra valutazione? Ovviamente no. E quindi per questo motivo che io chiedo, sintetizzando, vista le posizioni di ognuno, ovviamente se voglio intervenire, non è il mio ruolo, però di andare a votare. Grazie. Bene, ci sono altri interventi? Sì, Presidente. Ecco il del consigliere che evidentemente non ho letto il testo o non conosce questo articolo. No, le posizioni. Prego, faccio io. No, se posso solo una cosa. Lo rilengo. Sì, però non è. Perché non è parla di interesse. No, attenzione, l'assessore non è giusto. Mi chiedo scusa se mi sono espresso. Allora, dico, l'assessore parla di interesse. Allora, punto numero uno, non avete voluto leggere la motivazione di esclusione, ve la dico io. La commissione ha escluso questo debito perché c'era un'attestazione negativa da parte dell'ufficio. E cosa significa che c'è un'attestazione negativa da parte dell'ufficio? Che l'ufficio ritiene che quella prestazione non è stata resa. E quindi dobbiamo trovare il responsabile di cosa? Di una prestazione che non è stata resa, non mi interrompa, assessore. E nella terza volta. Le posizioni sono. Dopodiché, l'assessore Clefani dice qual è il nostro interesse ad andare a trovare un responsabile. Articolo 857. In ogni caso è chiaro che individuare personalmente una persona o l'altra non deve cambiare il nostro orientamento. Non mi interessa la persona. È stata chiara. Fatemi finire. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera i soggetti ritenuti responsabili di debiti esclusi. I soggetti. Posizioni che sono chiare. Dopodiché, perché da un lato abbiamo il gruppo siamo il gruppo siamo Povarino che dice non sono individuati, la maggioranza che dice invece sono individuati perché è possibile conoscere di chi si tratta. Per cui le posizioni sono contrastanti, non credo che si possano in qualche maniera avvicinare. Procediamo con la votazione, se non ci sono altri interventi, prego così, però poi procediamo perché il tema è stato sciorinato lungamente. Io solo per ribadire, signor Presidente, i vari interventi che ci sono stati da parte della maggioranza, la lettura della relazione del segretario comunale e la lettura della relazione fatta dal segretario comunale del gruppo di lavoro, che ha avuto modo di verificare e di mettere a condizione questo consiglio comunale di discutere e di individuare, come dice la norma e la prescrizione, quelle che sono i responsabili e quelli che non è possibile individuare. Quindi ritengo una cosa, che se il segretario comunale e il gruppo di lavoro ha potuto fare questa distinzione, evidentemente le cose sono così chiare, per cui si è potuto ad esempio stabilire che su 20 posizioni 13 non sono individuate, non è individuato nessun responsabile, 7 sono individuati i responsabili. Il totale di questi debiti è 206.000 euro, quindi voglio dire, tutto questo rumore e questa difficoltà nel comprendere, nel capire e nel dire di esprimere un proprio voto, come ha detto benissimo anche l'assessore Blefari, io sinceramente non lo vedo. È tutto chiaro, è anche chiaro che l'individuazione dei responsabili c'è stata, perché voglio dire, riportando a quell'esempio che è importante, è fondamentale, un esempio è quasi un Vangelo del comune di Paolo, abbiamo fatto anche lì la stessa cosa. Quindi abbiamo sbagliato tutte e due, però l'esempio non viene da questa maggioranza, viene da chi oggi la contesta. Quindi delle due di nuovo è una la soluzione. Quindi è una questione pure, come si diceva, quasi andiamo a votare,
è molto chiaro tutto. Non è detto che l'attestazione del responsabile significa che la prestazione non è stata data così, tutta cura non è stata data. Può essere che ci sono, che la valutazione del responsabile odierno è stata in questo modo, e ovviamente cosa scatta a seguito di questa esclusione? E così come dice sia il 191 e il 194 del TUEL, che l'abbiamo letto, eppure Pasquale, che non è un avvocato, credetemi, sa leggere e si documenta in un certo modo, e non è bello sentirsi dire più di una volta in consiglio comunale questa cosa. Cioè, dice che in pratica succede una cosa molto banale, sembra così semplice e quasi banale. Cioè, una volta che viene escluso e il debito non ha i caratteri della riconoscibilità, e cioè non ha avuto l'ente l'utilità e l'arricchimento, viene escluso, e in pratica, a tutela del creditore, che la maggioranza sta tutelando, la maggioranza la sta tutelando questo creditore, il creditore sorge in quel momento un rapporto obbligatorio. Mi dispiace che manchi il consigliere Parisi, che è un avvocato, così avrebbe pure potuto portare sicuramente una nota positiva a questo che dico io. Un rapporto obbligatorio, privato quasi, tra chi ha ordinato quella cosa e il fornitore, il creditore. È così semplice il meccanismo. Quindi per questo mi sono permesso soltanto a voler intervenire e specificare questa cosa. Grazie. Bene, procediamo alla replica al sindaco. Evidentemente lei non ha detto gli atti del comune di Pavo, perché sindaco, lei dice che nel comune di Pavo è stata fatta la stessa cosa. Io faccio esempio del consiglio, prendetemi la lettera del comune di Pavo, dove dovete lasciare finire, però, presidente. In quella delibera del comune di Paola non ci sono tre soggetti indefiniti, c'è un soggetto definito. Non è il vero. Gruppo di lavoro è individuato, sono lei che sì. Il gruppo di lavoro o il creditore? Il gruppo di lavoro. Prima parlavamo del creditore. Prima parlavamo del responsabile, non del funzionario. Cosa significa? Prima stavamo parlando dei responsabili, consigliere Spira. Se vuole votare voti, se no si astenga. Sto per sospendere la seduta. Ora gentilmente chiariamo intanto una cosa, che perché è giusto così. Basta. Allora noi stiamo per favore per votare. Adesso votiamo e concludiamo questo consiglio, ma giusto per amor del vero, è chiaro che il riferimento era all'individuazione del responsabile. Non era proprio la della commissione. Comunque chiudiamo con la votazione, gentilmente, quindi per l'approvazione dell'unico punto dell'ordine del giorno, decreto del Ministero dell'Interno numero 112700 del 3823, articolo 57, comma 2 del TUEL, debiti esclusi dalla liquidazione. Individuazione dei responsabili, voti favorevoli, contrari, astenuti con dichiarazione di voto, da ricordare quello che abbiamo voluto ripetere, quello che abbiamo detto, abbiamo già spiegato le dottoressa prima della discussione, quindi per carenza fondamentale, perché il consiglio comunale, l'istruttoria che è stata effettuata, se c'è gli altri che sono presenti in consiglio comunale, non sono delle condizioni di poter esprimere consapevolmente. Per la immediata esecutività della delibera, voti favorevoli, stessa votazione. Bene, il consiglio si conclude qui, grazie a tutti, arrivederci. Grazie, buongiorno.